Siamo alle collezioni comunali d'arte, al secondo piano del Palazzo Comunale di Bologna. Dal 7 di novembre è aperta una mostra dal titolo L'anima e il corpo, che ha l'obiettivo di mostrare in modo differente da quanto si può vedere abitualmente una parte del patrimonio conservato alle collezioni comunali d'arte. L'idea è di esporre sia opere dipinte che sculture, guardandole non tanto da un punto di vista cronologico, soffermandosi sulla storia del proprio autore, ma guardando invece i soggetti dipinti e quindi alternando le iconografie sacre e le iconografie profane, mettendole a confronto. È importante vedere, ad esempio, come il ritratto, il genere del ritratto, nasca dopo che i pittori per un paio di secoli si sono cimentati a raffigurare le immagini dei donatori delle grandi opere religiose dipinti ai piedi appunto dei santi o delle Madonne o dei Cristi. In questa prima visita alle collezioni comunali d'arte ci soffermiamo sul tema dell'Annunciazione e delle storie dell'infanzia di Cristo. All'Annunciazione è dedicata un'intera parete con opere che vanno dalla fine del 300 fino al 600. Nell'Annunciazione in particolare la Vergine è rappresentata in modi diversi, anche in epoche differenti. Per esempio, qui siamo in un'opera della metà degli anni 80 del 300 e vediamo la Vergine che tiene in mano un libro di preghiere. Ma alla stessa epoca possiamo trovare invece dipinti in cui la Vergine è raffigurata con il lavoro di cucito, come vediamo qua in questo bel cestino che diventa l'occasione per il pittore di realizzare una vera e propria natura morta. Spesso si è portati a credere che questo elemento sia soltanto un tocco di colore, un'ambientazione di quella che era appunto la vita della Vergine, il luogo dove abitava. In realtà ha un significato teologico profondo. Il lavoro a cucito, il merletto, il ricamo alludono al filo. Lavoro femminile per eccellenza, quello realizzato con il filo, e si richiama un'iconografia molto antica, ancora presente nella cultura ortodossa, in cui la Vergine tiene in mano un fuso, perché ha filato la trama della propria vita, accettando il messaggio, accogliendo il messaggio dell'Arcangelo Gabriele. Redemptoris mater. Spesso anche le sacre famiglie diventano allegorie di quello che sarà poi il destino di Cristo, quindi della passione di Cristo. E abbiamo una bellissima, grande sacra famiglia in cui la Vergine sta coprendo con un velo il bambino e in primo piano c'è un mazzo di rose pieno di spine. Naturalmente il velo diventa l'allegoria del sudario e le rose ci raccontano appunto della passione di Cristo e della corona di spine. Virgo primus ad posterius, Gabrielis amore, sumen si lodare, peccatorum miserere.